11,86% è il dato presentato dall'Osservatorio Regione Marche sul flusso delle presenze turistiche nella città di Fano, un aumento rispetto al 2018 che ha visto 454.482 presenze rispetto a 508.364 del 2019, numeri positivi grazie alla varietà di strutture ricettive presenti all'interno dei confini della città, tra cui 38 alberghi, 11 campeggi, 26 affittacamere, 22 agriturismi, 85 bed and breakfast. Sappiamo che non abbiamo raggiunto un traguardo, ma sappiamo che siamo in un cammino che ci deve portare a migliorare sempre di più queste condizioni. Sarà importante avere dei dati specifici del settore turistico per capire come muovere i passi. Questi che abbiamo presentato oggi sono già dei primi dati e in futuro dovremo farlo sempre in modo più scientifico, con anche l'aiuto di professionisti del settore, per così far crescere in modo costante il comparto che per noi è molto importante. Positivi anche i numeri dei social network di promozione della città. La pagina Visit Fano ha registrato 2.463 like rispetto ai 316 del 2018. Se da una parte i numeri sono in crescita per l'indotto commerciale del turismo, restano alcune criticità emerse, tra cui la mancanza della bandiera blu a Ponte Sasso e il fenomeno dell'abusivismo dettato dalla tassa di soggiorno. Per noi è un problema, sappiamo che l'evasione in questo momento è troppo alta e quindi non sostenibile da parte dell'amministrazione. Sappiamo e siamo convinti che ogni operatore economico del turismo dovrà investire nella città pagando la tassa di soggiorno in modo che la città può fare sempre degli investimenti più alti. È per questo che attueremo tutta una serie di misure da qui al prossimo futuro, cambiando anche proprio le metodologie di riscossione della tassa di soggiorno per far sì che questo fenomeno cali e che così la città abbia investimenti da effettuare. In attesa dell'anteprima per gli eventi che saranno presenti per il prossimo anno, l'assessore ha annunciato la data ufficiale di Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, che si svolgerà dal 13 al 19 luglio 2020.